Con l'emergenza deve fare i conti anche l'economia. Di recente provvedimento prova a dare qualcosa a tutti, ma che così rischia di essere inefficace per sostenere le imprese in un momento difficile. Mentre presenta sostegni al mondo del lavoro che paiono adeguati, come l'estensione della cassa integrazione alle imprese sotto i 6 dipendenti, ci sono misure che è necessario modificare nel testo definitivo, in particolare su credito, affitti e fisco. A parlare Fabrizio Vagnini, presidente di Confesercenti Provinciale di Rimini, che condivide le osservazioni dell'Associazione Nazionale sulla bozza del decreto per fronteggiare l'impatto economico dell'emergenza coronavirus. Deludenti in particolare, dice, sono i mini rinvii delle scadenze fiscali, il deferimento di quelle del 16 marzo sposta il versamento di appena 4 giorni. Anche la sospensione dell'IVA per il solo mese di marzo è insoddisfacente. Nota positiva invece il rinvio della lotteria dello scontrino. Un po' più di ossigeno all'impresa arriva anche dalla sospensione di ritenute e contributi estesa almeno a marzo ed aprile. Mancano però ancora i crediti d'imposta per lo smart working e anche le misure per gli affitti dei negozi sono mal calibrate. Il credito di imposta del 60% aggiunge, oltretutto dedicato solo alle locazioni e non all'affittanza d'azienda, non risolve i problemi dell'impresa. Serve urgentemente una moratoria, almeno fino a dicembre, con successiva rateizzazione di quanto dovuto. E conclude, occorre includere anche misure per l'occupazione del suolo pubblico e per i canoni demaniali. Da rivedere infine gli interventi per il credito capitolo, su cui pesa come macigno la soglia di 200.000 euro in 3 anni.